in questo paese. C'è il classico odore di un buffissimo re inglese. Che venga da Malta o che venga da Castelnuovo, voglio mangiarmelo con le fettuccine all'uovo. Al tempo dei tempi, in un piccolo regno di casette minuscole, di ruscelli mormoranti e di amene colline, vivevano una strega cattiva, un astuto lupo e un gigantesco gigante. I suoi terrificanti passi echeggiavano come il tuono per tutta la regione. Riuscirà il sole a splendere di nuovo sul regno abitato dai nostri simpatici personaggi? Lo scoprirete in questa favola di lupi, streghe e giganti, intitolata Il Gigante che spense il sole. C'era una volta un gigante pigro che viveva in una regione sperduta e isolata fra le montagne. Lasciava in pace tutta la gente affaccendata nel proprio lavoro quotidiano. Era troppo pigro per mettersi a dare fastidio a chi che sia. Quando non si grattava e non grugniva, dormiva tranquillo e beato in una vallata cullato dai raggi del sole. Finché, un brutto giorno, un fastidioso sasso appuntito gli si piantò nel fondo schiena. Urlò, si rizzò in piedi e, barcollando in modo evidente, si stiracchiò le gambe, si grattò il punto dolente ed emise uno sbadiglio da gigante. Beh, ora va già meglio. Ehi, ma perché tutto è diventato così scuro? Perché tu stai ostacolando i miei raggi, grosso stupidone, disse il sole che splendeva. E questo era abbastanza vero, visto che per miglia e miglia nella valle tutti pensavano che fosse già sera. Il gigante, oltre ad avere un fattore di protezione solare pari a 20, aveva un fattore di idiozia pari a 200 e aveva dimenticato come fare a sdraiarsi di nuovo. Dopo essersi grattato la zucca e altre parti per qualche mese, finalmente ricordò come si fa a sedersi e con un tonfo ovviamente gigantesco si rimise seduto. Ma a quel punto il sole era talmente stufo di avere a che fare col gigante che prese la decisione di non splendere più. Il mondo diventò così nuvoloso e buio in modo stabile, come di solito è in Inghilterra, dove la gente va in giro con un'aria di infelicità dipinta sul volto. Persone di ogni tipo tentarono le più disparate soluzioni per far splendere di nuovo il sole, ma senza risultati di sorta. Tutte le chiese suonarono le campane, ma le nubi continuavano a coprire il cielo. E così il consiglio comunale decise di affidarsi ai poteri della strega. Giusto, saggia decisione. Beh, cosa volete? Ecco, vorremmo il tuo aiuto per riavere la luce del sole, disse il sindaco. Ah sì, avete sbagliato indirizzo. Io adoro l'oscurità. Mi piace la coltre delle nubi e il buio della notte. La strega odiava la luce del sole perché lei andava in giro soltanto di notte. E dal momento che adesso era notte in modo permanente, per lei gli affari andavano indubbiamente a gonfie vele. Passava la notte a lanciare incantesimi e a derubare la gente addormentata. Ti offriremo 2 settimane di vacanze in Siberia, se ci aiuterai. No, grazie, ci sono stata l'anno scorso, c'era sempre il sole e la cucina locale faceva schifo. Mentre tornava verso la città, al sindaco venne un'idea. Avrebbe provato a chiedere l'aiuto del lupo. Ma anche il lupo oppose un rifiuto. Stava godendosi le gioie della caccia notturna e la sua dispensa era piena fino all'orlo. La risposta è no. Visto che non ci vuole aiutare, proveremo a chiedere aiuto alla volpe, allora. No, un momento. Aspetta un attimo. Non voglio essere da meno di quella piccola intrigante, sia chiaro. Va bene, sbrigatevela fra di voi. E così il lupo andò a parlare con la sua amica rivale. Ehi, volpe, tu e io dobbiamo riuscire a far sì che il sole ricominci a splendere, altrimenti finiremo in un mare di guai. E perché, scusa? Perché se qui intorno si metterà a fare ancora più freddo, tutta questa brava gente provvederà a procurarsi delle pellicce. Cioè, delle pellicce di lupo e di volpe, immagino? Già, proprio così. Ci daranno la caccia e ci elimineranno. E così i due decisero, per rendersi più graditi alla cittadinanza, di mettere su un magnifico spettacolo di varietà, con biglietti dal prezzo esorbitante. Ma le facce del pubblico non preannunciavano nulla di buono, mentre il lupo e la volpe si lanciavano in una serie di battutacce trite e ritrite. La vista del mio cane non è buona. Perché? Come guarda? Il cagnesco. I numeri di destrezza erano quasi peggiori. In gergo teatrale il loro fu un fiasco completo. Aspetta un attimo, qui bisogna studiare un buon piano, disse il lupo fra le urla di disapprovazione del pubblico. Adesso farò la gag dei pantaloni calati. Dovete sapere che questa è una delle gag più famose del teatro di varietà internazionale. E così, nel rispetto delle migliori tradizioni, tagliò le bretelle e, come per magia, una bambina cominciò a ridacchiare, poi il vicino e così via, finché tutto il pubblico rideva fragorosamente. E sul più bello, irradiandosi dalle finestre del teatro, apparve un caldo raggio di luce solare, finché tutta la regione fu inondata dal suo splendore. Finalmente, disse il sole, avete tutti ricominciato a sorridere. Adesso sì che vale la pena di splendere. Oh! Le acclamazioni di gioia giunsero fino a una strana casetta fra le montagne. Che cos'è tutto questo clamore? Per tutti gli altri questa storia fu a lieto fine. Il gigante si crogiolava sotto i caldi raggi del sole, tenendo a bagno i piedi in un lago per rinfrescarli. Il lupo e la volpe fecero una lunga tournée in tutto il paese, sotto i brillanti nomi d'arte di Eric il lupo ed Ernie la volpe, facendo fiasco dovunque andarono. Eric, sai dirmi perché il principe Carlo porta le bretelle rosse, bianche e blu? Per tenersi sui pantaloni.